Allora, sono qui in SolidWorks e ho fatto è la mia prima prova per una ruota conica con fianco devolvente, ok? Completamente parametrica. Adesso, io ho due o tre problemi, cioè ho questo problema qui, di questa che non mi piace, doppia faccia, che voglio eliminarla. In più, tra qui e qui voglio una faccia unica, che sia tutta una faccia unica, anche questo devo risolvere, questo sarà un pochino più difficile, mi sa, risolverlo. E poi ho il problema che quando vado a modificare quello anche quello sarà un pochino grosso da risolvere, quando vado a modificare il cono mi dà degli errori, ok? Ma mentre io cambio con la gestione equazione il modulo, per esempio adesso mettiamo il modulo 1, passiamo dal modulo 2 al modulo 1, facciamo ok, vediamo cosa. Ok, e lui ha cambiato. Ok, perfetto. E adesso io dovrei andare equazioni, vediamo se riesco a comandare qua. Equazioni, non vuoi. Equazione, ok, che mi si apre nell'altro video. Adesso da 26 denti voglio passare a 30, sempre lascio naturalmente il modulo 1 e vediamo cosa succede. Dunque 30 denti, ci mette un po', è un po' pesante, devo anche vedere. No, questo problema qui che l'avevo risolto prima, questo, caspita. Sì, perché ho un problema sul quando vado. Però questo l'avevo già risolto, solo che non avevo salvato. Comunque questo qui non è un problema, lo risolvo facilmente. E poi, dunque, questo devo andare a salvarlo. E poi equazioni. Ok, e posso, andiamo a vederlo, di farlo andare al 26, che così. 20, 25 di denti, vabbè, dai. Ok. Vediamo se va. Ok, che così torniamo lì. Andiamo ancora di nuove equazioni. E questa volta cambio l'angolo di pressione. L'angolo di cono no, perché l'angolo del cono mi dà problemi. Andiamo a fare un 22. Ok, 22, facciamo ok. E va meglio fare, ok, ormai è andata. Questo con angolo 22 sono cambiate, leggermente si sono mosse, si sono un po' chiuse, ma adesso vado a vedere equazioni, vediamo se equazioni, mettendo un 14,5, 14,5. Che effettivamente vediamo se con la giorna si modifica. Si è modificato? Non lo so. Vediamo, facciamo ok. Ctrl Q, eccolo qua. Adesso si è aggiornato. Questo è col 14,5. Dunque, dovrebbero essere giusto. Dunque, io prima voglio risolvere questi 3-4 problemi perché a questo punto devo risolvere anche quel problema lì, e dunque questi quattro problemi, e poi confrontarli se effettivamente si possono confrontare con le ruote dentate create magari dai software professionali. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.